Forse il più grande artista dello stucco. Serpotta trascorre quasi tutta la sua vita a Palermo, dove lavora in numerose chiese. Le sue creazioni aggraziate, incantevoli e originali sono tra le più pure espressioni del rococò italiano. La fortezza, una delle quattro virtù capitali, è generalmente rappresentata nelle sembianze di una donna seria e robusta, ma nelle mani di Serpotta diventa deliziosa e civettuola. La maggior parte dei dipinti di Canaletto rappresenta il volto pubblico di Venezia, con i grandiosi edifici, gli imponenti canali e le colorate festività. Ma all'inizio della carriera l'artista dipinse alcune vedute più nascoste, come il cortile dello Scalpellino, che sbircia nell'intimità della vita quotidiana. Boucher era il principale artista francese della metà del XVIII secolo. Fu un superbo pittore di nudi femminili e Diana al bagno, dove dipinge con franca sensualità la dea Diana, che riposa dopo la caccia, è spesso considerato il suo capolavoro. Grazie all'elegante maestria del disegno, alla sapiente rappresentazione della pelle lucente e alla delicatezza del tocco, il dipinto esemplifica lo stile rococò. Questo è il dipinto con il quale Reynolds si affermò come artista a Londra dopo un lungo viaggio formativo in Italia. La posa dinamica della figura, un astro nascente della marina, prende le mosse dalla famosa statua antica dell'Apollo del Belvedere e fu scelta per riflettere il carattere e il prestigio del soggetto. Sebbene le testimonianze dell'epoca documentino diverse opere floreali di Chardin, questo dipinto è l'unico a noi rimasto. I fiori, in una maiolica di Delft bianca e blu e su uno sfondo scuro, sono resi con una incredibile freschezza e con grande sicurezza. Chardin dipingeva di solito nature morte, inclusi utensili di cucina e selvaggina, che trattava con la stessa ispirata semplicità. All'inizio Fragonard sperò di arrivare al successo con grandi dipinti storici, ma si rese conto che il suo talento era piuttosto orientato a tematiche più leggere. Nella sua celebre opera I fortunati casi dell'altalena, una ragazza in un voluminoso abito rosa e crema è spinta sull'altalena da un uomo più anziano, mentre il suo ardente amante l'ammira nascosto tra i cespugli. L'opera esemplifica al meglio il giocoso carattere erotico dell'arte rococò francese. Eccellente pittore delle colonie americane, Copley si trasferì a Londra nel 1775. Le sue opere principali in Gran Bretagna erano costituite da dipinti storici a più figure, tra le quali la prima e più importante è Watson e lo squalo. Basato su un evento realmente accaduto, il dipinto mostra il salvataggio di un ragazzo dall'attacco di uno squalo nel porto di Havana. L'immagine è di una scioccante immediatezza e raffigura il mostruoso squalo mentre si protende verso il ragazzo nudo e i soccorritori che tentano di afferrarlo. Tischbein era membro di una dinastia di artisti, molti dei quali donne, attivi nel XVIII e nel XIX secolo. La famiglia è conosciuta soprattutto per il ritratto dello scrittore tedesco Goethe, che l'artista conobbe a Roma. La figura idealizzata dello scrittore siede all'aperto con alcune rovine romane sullo sfondo. Wedgwood è stata una figura chiave del neoclassicismo britannico. I suoi vasi e gli altri oggetti ornamentali diffusero il gusto di questo stile, avvalendosi dei progetti di eccellenti artisti, tra i quali lo scultore John Flaxman. Fu proprio lui a portare l'attenzione di Wedgwood sul vaso Portland, un'opera romana antica, realizzata con vetro a cammeo bianco su nero. L'artista dedicò 4 anni a sviluppare un metodo per la riproduzione del vaso nella porcellana Jasper, un materiale denso e duro. Il più grande pittore di cavalli della storia. Stubbs realizzò quest'opera quando aveva più di 70 anni. Raffigura un cavallo da corsa esausto dopo la vittoria. La capacità dell'artista di dare vita ai cavalli con i muscoli che si contraggono al di sotto del manto lucente era dovuta ad approfonditi studi anatomici. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!